Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomaghi.com. E col codice sconto Peppe10 avrete il 5% di sconto. Link in descrizione. Buon salve a tutti! Oggi reagiremo alle peggiori cover di sempre, le peggiori cover band. Non so come chiamerò questo video, vedremo. Perché ho deciso di fare questo video? Perché a me piace vedere lo schifo, vedere lo squallore, il peggio del peggio. E perché mi voglio far male le mie orecchie con della pessima musica. Dovevo farlo prima o poi una cosa del genere. Cioè, ho reagito a tanta musica trash. Questo secondo me è il nulla, si spera. Comunque, prima di iniziare, io vi ricordo di seguirmi su tutti i social se ancora non lo avete fatto. Ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un like, solite prassi. Detto ciò, iniziamo con la prima cover band, Sweet Child O' Mine. Sentiamo un po' questa cover. Allora, qualità, vabbè, lasciamo stare, sarà stato registrato nel 15-18 sto video. Ok, abbiamo una bella band, tutti a petto nudo. Allora, la chitarra sembra tranquilla, anche se va un pelino veloce. Che cazzo sto ascoltando? Ma che cazzo sto ascoltando? Cioè, il chitarrista fa la solita melodia, il bassista fa una melodia tutta sua, il batterista ne fa tutt'altro. Cioè, messi insieme è un mappazzone di musica inascoltabile, fa letteralmente cacare. Questa è una cover? Questa è una cover? Secondo me non hanno nemmeno provato insieme. Hanno detto, babbo, io so fare sta melodia. Tu vai al ritmo, vai a caso, vai come ti porta il cuore. Come si dice, suonare a orecchio, ma qui vedo proprio suonare a cazzo di cane. Hanno avuto pure il coraggio di pubblicare questo video? Perfetto. Ma praticamente la cover è semplicemente questa, una melodia di 5 minuti ripetuta in loop e un batterista che fa il ritmo a cazzo, eh. Ma si sono ascoltati nel frattempo mentre suonavano, hanno detto io faccio una cosa, tu fai un'altra, chi se ne frega. Ah, vabbè, ci stava però fare questa mossa con la chitarra, eh. Ci stava. Giusto per dare quel tocco in più di schifo, tanto peggio di così non si poteva andare. Ma che cazzo? Cioè, poteva anche non cantare il tizio, tanto già si è rovinata la cover. Mamma mia, ma io cosa sto ascoltando? Ma io che sto ascoltando? Madonna, ma canta meglio Pollettina. Ma io che cazzo sto ascoltando? Uno schifo. Sento il batterista, sembra che ancora di più se ne va a rallentatore, sembra che sta morendo la batteria, le pile sembra che stanno morendo a sto gruppo. E hanno iniziato tutto bello carico il chitarrista, poi hanno iniziato a cantare, sembra veramente il funerale. Al funerale te fanno canta, ma nemmeno, ma nemmeno. Non ce la faccio ad ascoltarlo, non ce la faccio, è più forte di me, fa talmente schifo che non riuscirò mai ad arrivare alla fine di questo video, ma non credo nemmeno lo finirò, è proprio un colpo al cuore sentire questa musica. Il chitarrista è ripartito con la sua melodia, l'unica cosa che ha imparato di tutta la canzone. Oh, 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 oh.
uccidetemi, giuro, uccidetemi. Cosa minchia sto ascoltando? Cosa minchia sto ascoltando? Uccidetemi, no, non ce la faccio, non ce la faccio. È più forte di me. E non siamo nemmeno a metà del video. Cioè, rendiamoci conto. Vorrei vedere cos'altro hanno in serbo questi qua. Ok, no, basta, ho sentito fin troppo di sta merda. Ho sentito fin troppo di sta merda. Preferivo di più ascoltarmi Follettina piccolina. Quella almeno era ascoltabile di sta merda. È più ascoltabile. Ma è più ascoltabile l'ubriaco per strada che si mette a cantare. Perché hanno pubblicato sto video? Si sono rovinati la reputazione. Vabbè che forse ce l'avevano già rovinato di loro. Ma dettagli. Siccome parliamo di peggior cover di sempre, non potevo che aggiungere il re delle peggiori cover, colui che ha rovinato i Pink Floyd palesemente, ed è proprio lui. Perfetto, abbiamo iniziato alla grande, madrelingua inglese, lui sì che sa come si fa una cover. No, mi sono ricreduto. Non sa nemmeno che note sta pigiando. Sta pigiando note a cazzo. Bravissimo, bravissimo. Oddio, si fa per dire. Aspetta, risentiamo, ha detto ehi ciccio, ha detto, sono sicuro. Hey, ciccio! Cosa ha detto? Parla la lingua degli dèi, sto qua. Io non sto capendo nulla. Non mi sembra proprio una cover di Pink Floyd, sembra la versione presa da Wish. Il titolo l'ha sbagliato, perfetto, mamma mia. Posso capire se non sai suonare, ma questo non sa nemmeno il testo, è peggio. Cosa ho appena visto? È un'opera d'arte di sé. È un'opera d'arte. Non la smetterò mai di guardare questo video. Sono sincero, non lo smetterò mai di guardare. Non so come definirlo, sinceramente. Non so come definirlo. Forse era meglio del gruppo di prima. Ma sicuramente meglio. Almeno lui sapeva fare qualche cosa. A parte il testo che è detto a cazzo di cane, giustamente. Non sa l'inglese, poveraccio. Si inventa le parole. Ma c'è può stare. Cioè, più ascoltabile del gruppo di prima. Sono sincero. Va bene, io direi di chiudere qui questo video, ormai le mie orecchie sono andate a puttane. Spero che vi sia piaciuta questa carrellata di merda. Tanto su questo canale potete vedere di tutto e di più. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili, che trovate i link in descrizione. E niente, detto ciò, noi ci vediamo alla prossima, speriamo con cose migliori ovviamente.